Hello, ciao Marco, ti ringrazio di nuovo da parte mia, a nome di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare. Potremmo iniziare con chi è Marco Fardin e com'è che ha iniziato a interessarsi dei Maya? Ciao Italo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori del podcast. Io sono come anima, diciamo, un ricercatore. In questa mia esistenza sto facendo come lavoro naturopata, ma da circa una decina d'anni mi sono imbattuto nella conoscenza dei Maya per un interesse all'inizio spirituale e anche per una curiosità, perché avevo sentito parlare di questo popolo già da tanto tempo, allora ho cominciato la ricerca. E si è approfondita dopo questo inizio 10 anni fa, negli ultimi 5 anni, incontrando vari autori che hanno approfondito da un punto di vista più scientifico la materia. Bene, la fine del calendario Maya, quando si parla, tutti parlano della fine, cosa rappresenta secondo te, o meglio, i Maya hanno mai parlato di fine dei tempi o di fine del mondo, di qualcosa del genere? Cosa si intende veramente per fine o completamento del calendario? Allora, allo stato attuale delle ricerche, bisogna dire che la maggior parte dei codici Maya sono andati distrutti, ne sono rimasti solo 4. E comunque, da questi codici, da tutte le iscrizioni che ci sono pervenute, che conosciamo, non si parla in una sola iscrizione di fine del mondo, mai, e neppure di fine del tempo. Si parla esclusivamente di cicli di tempo, che sono cicli di coscienza, che hanno un termine, naturalmente. Finito un ciclo, però ne comincia un altro. Quindi questo mito della fine dei tempi, io credo che sia una sovrastruttura occidentale, ecco, una sorta di millenarismo. Sì, guarda, io ho appena parlato ai miei ascoltatori di Carl Kalleman, il professor Kalleman, di cui tu sei allievo personale. E di come lui ha datato il calendario Maya in maniera completamente diversa rispetto a quello che hanno fatto tutti gli altri studiosi dei Maya. E quindi la prossima domanda che ti faccio è: chi è Carl Kalleman? Come vi siete conosciuti? Come ha fatto lui a far finire il calendario nell'ottobre 2011 anziché nel dicembre 2012? E soprattutto come, se esiste un modo o come ha fatto lui a dimostrare in modo credibile che la datazione corretta è quella che lui propone? Ok, allora Johan Kalleman è uno studioso svedese del calendario Maya. Io l'ho conosciuto attraverso i suoi libri e i suoi articoli nel 2007 e avevo avuto fino ad allora una istruzione del calendario Maya di due tipi, che si contraddicevano uno con l'altro in qualche modo. O una prospettiva totalmente materialista, storica, archeologista del calendario Maya senza nessuna connotazione spirituale. Oppure all'opposto, proprio all'opposto, un'interpretazione New Age solamente intuitiva senza un addentellato storico di prove e prove empiriche, diciamo così, del calendario Maya. Carl Johan Kalleman invece ha fatto uno studio in cui ha riconosciuto il valore spirituale del calendario Maya, ma ha anche dimostrato a livello empirico, cioè a livello biologico e storico, che i cicli temporali del calendario Maya sono assolutamente perfetti rispetto agli eventi che sono accaduti. Quindi da quel momento, dal 2007, ho cominciato ad approfondire lo studio dei suoi libri e poi l'anno scorso, quindi non molto tempo fa, l'ho invitato a fare un seminario in Italia e lui è gentilmente venuto e ho trascorso una decina di giorni insieme a lui e così ho potuto anche approfondire di persona la sua conoscenza. E poi l'altra domanda era della data, se non sbaglio, no? Che mi hai Sì, chiesto. sì, sì. Questo Ok. Sì, allora ottobre 2011 anziché dicembre 2012. la data del 21 dicembre 2012 è corretta dal punto di vista archeologico, perché abbiamo una datazione che nasce nel 32 a.C. dalla città di Izapa in Messico, secondo lo zenite solare di quella città. Quindi l'11 agosto del 32 a.C., diciamo così, a Izapa si è fatto partire questo lungo computo. Il lungo computo ha come data finale, dopo 7200 giri dello Tzolk'in, che è il calendario sacro dei Maya, il 21 dicembre 2012. Quindi la data non c'è scritto una data finale, naturalmente, ma una data di inizio. Però aspetta, perché tu da un lato mi dicevi che questo calendario inizia milioni di anni fa, no? E Sì, invece poi dicevi che è quello. stato fatto partire nel Il 32. ciclo che ci interessa, quello che finisce il 21 dicembre 2012, è solo uno di questi cicli.
si chiama lungo computo ed è il ciclo che rappresenta le civiltà, tutta la nostra civiltà storica, basata sul dominio di alcune nazioni su delle altre, sulla guerra, eccetera. Quindi per motivi di potere, ed era normale, nella città di Zappa si è fatto cominciare questo lungo computo dallo zenith solare della loro città. Circa 500 anni dopo, a Palenque, che è una città vicino a Izapa, nel periodo classico della civiltà maya, i sacerdoti di Palenque hanno rivisto questo lungo computo e hanno fatto una correzione che lo datava a 420 giorni prima. Questo perché? Perché nello Tzolk'in, che è il calendario sacro dei Maya, che è la base di tutti i calendari, anche quelli anche il lungo computo, anche quelli lunghi, diciamo così, che riguardano periodi più lunghi di tempo, la data finale dello Tzolk'in è sempre 13 Ahau, che è un segno, mentre per quanto riguarda la data di inizio di Zappa, la data finale, il 21 dicembre 2012, è 4 Ahau. Quindi è completamente... Quindi è come se non aveva veramente senso se fosse stato in quel modo. Sì, da questo punto di vista. Ma quello che a me interessa e che ho scoperto studiando i libri di Kahneman è che se noi datiamo al 21 dicembre 2012, i livelli del calendario Maya non hanno più la rispondenza con gli eventi storici. Tutto quadra, da un certo punto di vista, con la data del 28 ottobre 2011. Wow. Ma non è questa la cosa importante ancora. La cosa importante è che è quello che è associato alla data del 21 dicembre 2012. Cosa è stato associato? Qualcosa che non ha niente di Maya, ovvero un evento esterno, cioè ad esempio un grande cataclisma che ci colpisce, una volta sola, un una tantum. Questo contraddice tre fatti importanti del calendario Maya. Primo, non c'entrano gli eventi esterni, perché gli eventi esterni rispondono a un'evoluzione di coscienza. Secondo, non è un evento una tantum, ma è un calendario che risale a 16 miliardi di anni fa, quindi un lungo processo. Terzo, un evento catastrofistico genera paura nelle persone ed è proprio l'opposto del calendario Maya, che invece non sviluppa la paura ma la fiducia in un cambiamento positivo. Quindi più che altro è quello che è stato associato a questa data del 21 dicembre 2012, non tanto la data in sé, non è questo che conta. Il mio lavoro è proprio quello di diffondere il concetto che il calendario Maya è un calendario di evoluzione di coscienza, non un calendario prettamente astronomico, evoluzione di coscienza. Già questa è una distinzione importante. Marco, ci puoi fare qualche esempio della qualità di questi cicli temporali, se così si può dire, che poi corrispondono a stadi di evoluzione della coscienza, e poi quali sono alcuni, quando tu hai detto in questa maniera coincide tantissimo con eventi storici importanti, farci qualche esempio? Sì, allora innanzitutto ci sono 9 livelli di coscienza che storicamente si manifestano in 9 cicli, un po' come nelle piramidi maya classiche, tipo quella di Chichen Itza, del Castiglio, è fatta a 9 livelli. Ognuno di questi 9 livelli temporali va 20 volte più velocemente del livello precedente. Quindi se noi prendiamo il primo livello, la base, che sorge 16,4 miliardi di anni fa, col Big Bang, e dura quindi 16 miliardi di anni, e lo paragoniamo con l'ultimo livello, col nono, che dura solo 7 mesi, noi abbiamo un'accelerazione incredibile. Ciò che nel primo livello dura 16 miliardi di anni, la quantità di creazione e di cambiamento, nell'ultimo livello, che parte il 9 marzo 2011 e finisce il 28 ottobre 2011, dura solo 7 mesi. Quindi un'accelerazione pazzesca. Un'accelerazione pazzesca, un'accelerazione del tempo, che è poi quello che un po' tutti abbiamo sperimentato. Ma non è l'accelerazione del tempo, il tempo è sempre uguale. È la quantità di creazione nello stesso intervallo di tempo che si moltiplica ad ogni nuovo livello di 20 volte. Quindi, per farti un esempio, quello che dal 9 marzo 2011 al 28 ottobre 2011, che è l'inizio del nono livello di coscienza, accade in 18 giorni, prima del 2011 accadeva in un anno, e prima del 99 accadeva in 20 anni. E prima del 1755 in 400 anni, sto scendendo. Adesso in 18 giorni. Adesso in 18 giorni, infatti, per fare un esempio, prima della tua trasmissione, che credo che sia risalga a 2 mesi fa, massimo. Esatto, sì, un paio di mesi fa. La quantità di verità, di informazioni in così poco tempo è drammatica. Quindi c'è proprio un'accelerazione, non del tempo, ma
della quantità di creazione nello stesso intervallo di tempo. Per creazione intendi novità o conoscenza? Come sì, lo potremmo... coscienza. Coscienza, uh-huh, sì. Okay. È l'espansione di coscienza che genera la creazione. Ti faccio solo questo esempio per chiarire, un esempio con i pianeti. Il pianeta Urano, che nell'astrologia rappresenta la riduzione, c'è sempre stato, ma è stato osservato per la prima volta nel 1781, uh-huh. L'anno della rivoluzione americana. Uh-huh. Oppure il pianeta Plutone, che simboleggia i grandi movimenti di massa, anche quelli negativi, diciamo così, è stato scoperto nel 1930, poi dopo c'è stato il fascismo, il nazismo, il comunismo. Uh-huh. Cioè, quando noi siamo pronti come coscienza, ci sono anche le scoperte scientifiche o le osservazioni materiali, uh-huh. Questo dicono i Maya, ma è corretto. Sì, sì, sì. Quindi ci sono questi 9 livelli di coscienza che si evolvono storicamente. Per dirti degli ultimi 2 livelli di coscienza, il penultimo, l'ottavo, è partito nel 1999, con una frequenza di cambiamento ogni 360 giorni, quindi ogni anno. È un'accelerazione molto forte dal 99 ad oggi, con lo scopo di questo livello è quello di riequilibrare l'energia femminile con l'energia maschile, che ha dominato per più di 5.000 Precedentemente per 5.000 anni, precedentemente per 5.000 anni ha dominato l'energia di natura maschile? Sì, perché il sesto livello della piramide, il lungo computo di cui parlavamo prima, è il livello in cui si separa il bene dal male e tutta l'energia va nella parte maschile del cervello umano, per parlare soltanto degli uomini. Quindi abbiamo la guerra, la scrittura, che è una caratteristica razionale, abbiamo le donne che perdono sempre più del tempo, diciamo così, rispetto, no? Vengono sì, sempre meno rispettate, infatti. Esatto. Quindi questo è il sesto livello, che comincia nel 3115 avanti Cristo. Con una frequenza lenta ancora, ogni 400 anni c'è un cambiamento. Il settimo livello è quello che comincia nel 1755, con una frequenza più veloce, ogni 20 anni c'è un cambiamento. Noi siamo nati, tutti noi, prima del 1999 in questo livello di coscienza, ed è la coscienza materialistica, quindi è puntare al comfort materiale, dimenticare il quindi valore. Hai detto il 1775, il 1776 è la dichiarazione di indipendenza americana. Esatto. Quindi l'America è un po' come il simbolo esatto, della corsa al successo del materialismo. Esattamente, ogni 20 anni l'America fa un passo avanti. La cosa interessante è che l'ultimo pezzettino di questo livello materialistico parte nel 1992, e se ci ricordiamo bene, nel 1991 l'Unione Sovietica è out, fuori. L'ultimo ostacolo che avevano gli Stati Uniti, diciamo così, se ne va. E così possono avere il potere massimo. Qualche altra corrispondenza di date? Allora, una corrispondenza che ti posso dire che ha suscitato abbastanza interesse anche negli studiosi, che ha previsto Kahneman tanti anni fa, è la crisi economica del 2008. Lui l'aveva prevista dal dicembre 2007 al dicembre 2008, ed è esattamente accaduta in questi termini. Non l'ha intuita, ha soltanto applicato il calendario Maya, per il quale quel periodo, quell'anno, era la cosiddetta quinta notte, si chiama il periodo del 2008. In tutte le quinte notte di tutti i livelli abbiamo sempre una fase di distruzione. Quindi lui ha semplicemente detto: guardate che nel 2008 ci sarà una crisi economica perché è una fase di distruzione. Ed è stata una previsione, insomma, in base al calendario Maya, corretta. Oppure nel 2011 lui aveva previsto delle rivoluzioni nel mondo arabo, e poi sono avvenute. Sì, certo. Anche qui non in base a qualche conoscenza esoterica, ma soltanto applicando il calendario Maya, le tendenze energetiche. Queste sono due previsioni abbastanza conosciute. Quindi, come cambiamenti a cui stiamo assistendo, ci hai parlato già di questa transizione dall'energia maschile, se si può, o da un modo di pensare maschile o femminile, o ci sono altri cambiamenti? Quali sono i cambiamenti più importanti che stiamo sperimentando o che sperimenteremo dopo il completamento del calendario? Allora, per quanto riguarda l'ottavo livello Marco, ti domando prima, il completamento del calendario cosa significa? Cioè, perché tutti questi cicli precedenti poi finiscono tutti contemporaneamente nello stesso punto, cioè il 28 ottobre 2011, giusto? Sì. Quindi cosa intendi, qual è il significato, qual è il significato simbolico di questo completamento e quali sono i cambiamenti più importanti che possiamo attenderci? Sì, in realtà non è la fine del calendario Maya il 28 ottobre 2011, è in pratica il momento in cui tutti i livelli di coscienza finalmente si sono manifestati storicamente. È come un'attivazione, si è attivato. Esatto,
Esatto. Perché l'ultimo livello è soltanto partito il 9 marzo 2011, prima non c'era. Ok. Quindi ora ci sono tutti. La cosa importante è che mentre il sesto e il settimo livello sono molto lenti, l'ottavo e il nono, che sono rispettivamente la coscienza femminile, quindi la collaborazione, l'energia dal basso... Sì, la fine e, e questa ha detto che si è attivata nel... Si è attivata nel 1999 o 2011. 99, quindi un po' diciamo l'esplosione anche della New Age, delle terapie naturali. Delle naturali, oppure anche dei paesi orientali come l'India e la Cina, che prima non avevano questo... Ah, giusto, giusto. Esatto. Mentre il nono livello rappresenta la coscienza d'unità, quindi l'emergere della verità che ci rende liberi. La coscienza dell'unità e l'emergere della verità, questo risale al... Questo è cominciato il 9 marzo 2011 e si è concluso storicamente il 28 ottobre 2011 come prima attivazione, con due eventi importanti anche sincronicamente, perché dopo due giorni rispetto al 9 marzo 2011 è avvenuto il terremoto in Giappone, una cosa bruttissima, io ho sofferto tantissimo per la popolazione giapponese, ma a livello di coscienza ha decretato la fine dell'energia nucleare nella coscienza collettiva. Anche l'Italia doveva partire con le centrali nucleari, poi si è fermata, no? Certo, sì, sì. E quello è il massimo. Il Giappone le sta spegnendo tutte, altri paesi le stanno decidendo di dire addio al nucleare. E il 28 ottobre 2011, che è il giorno finale di questa prima attivazione della coscienza d'unità, c'è stato proprio il 28 ottobre 2011 l'esperimento di validazione dell'apparecchio che si chiama ECAT, ECAT dell'ingegner Rossi. Ah, certo, ne abbiamo parlato in uno degli episodi precedenti. È un italiano che ha praticamente realizzato la fusione fredda, che è l'unità dell'atomo, non è la fissione, che è l'energia nucleare che genera poi tutti i problemi che conosciamo. Quindi sincronicamente è avvenuto un passaggio a livello ancora iniziale, dalla fissione nucleare, quindi dalla dualità, alla fusione nucleare, quindi all'unità, e si è attivato in soli 6 mesi. In soli 7 mesi. 7 mesi, wow, incredibile. E quindi questi livelli, l'ottavo e il nono, che sono rispettivamente l'etica e l'unità, quindi la creazione del mondo consapevole, hanno una frequenza molto veloce, quindi in poco tempo riequilibreranno tutti questi ultimi 5.000 anni di inquinamento e di guerra. Quindi gli altri livelli inferiori continuano. Molto però sono lentissimi, mentre questi nuovi sono velocissimi. Esatto, quindi nel giro di 1-2 anni, tra 2012-2013, abbiamo già degli enormi cambiamenti. Non ci vorranno altri 100 anni, non so come dire. Non ci vorranno altri 100 anni. No, ci vogliono pochi mesi. Ok, nelle cose allora analizziamo dal 28 ottobre ad oggi, quindi sono attivati tutti i livelli, anche gli ultimi. Dal 28 ottobre a oggi cosa ci aspetta, o meglio cosa è accaduto, e poi cosa ci aspetta secondo il calendario Maya da qui a un anno, cosa ci potremmo attendere? Allora, dal 28 ottobre 2011 al 25 aprile 2012 siamo passati nella fase discendente della settima notte, l'ottavo livello, che è questo livello etico. In questi 6 mesi credo che ormai tutti gli italiani, prendiamo solo gli italiani, o quasi tutti, tranne gli ingenui, abbiano compreso come funziona la politica, ad esempio, come funziona il potere. La politica, l'economia, le banche. Sì, in tutto. Cioè che diciamo il credito dato ai mezzi di governo di tutti i livelli, politico, economico, finanziario, eccetera, ormai è al lumicino. E questo è stato importante per noi, perché prima bisogna distruggere per poter costruire. Nella seconda parte di questa settima notte dell'ottavo livello, quindi dal 25 aprile al 23 ottobre 2012, quindi dal 25 aprile scorso al 23 ottobre fa al prossimo 23 ottobre, tra l'altro il 25 aprile c'è stato il INS di Keenan e Scott, proprio il 25 aprile, non è un caso. Interessantissimo, perché quello che accade nel punto più basso di un'onda poi si realizza nel punto più alto. Quindi Marco ha notato, lo ripeto per gli ascoltatori, ha notato che in pratica l'azione legale di Neil Keenan contro la Federal Reserve e anche le banche europee, forse le banche europee più che altro, gli ultimi link commerciali contro le banche europee, mi sembra anche con la Federal Reserve, è scattato il 25 di aprile, quindi questa è una sincronicità importantissima. E la cosa molto, molto bella per noi è che quello che accade nel punto più basso di un'onda, quindi nel punto più basso della settima notte, tende a realizzarsi nel punto più alto, quindi il 20 aprile 2013.
e quindi tende, di solito è sempre successo negli ultimi 16 miliardi di anni. Wow, caspita. Quindi ci aspetta una certezza che andrà bene. Ci aspetta un anno molto intenso, allora. Quindi nella seconda parte dell'anno, da ora fino al 23 ottobre, avremo un riequilibrio effettivo dell'energia maschile e femminile, e anche dei paesi orientali che rivolgono l'oro dalla Federal Reserve. Quindi ci possiamo aspettare con un'uguale certezza, senza illuderci che le cose vadano bene, ma con una speranza nel cuore, che il potere costituito andrà in uno stato reattivo enorme. Reattivo può essere anche una cosa pericolosa sono colpi di coda, perché perde il potere. Io mi immagino in una coppia di marito e moglie, la donna, la moglie che subisce da 30 anni dal marito tutte le angherie, che un giorno dice al marito: adesso lavi i piatti anche tu. Wow. Se questo marito non è pronto, come minimo scatta una violenza su questa moglie, no? Che si è risvegliata. Quanto meno il marito sarà pronto, più il cambiamento sarà traumatico. Esatto. E in questo caso il marito è tutta l'umanità. E quindi io mi aspetto in questi 6 mesi una reazione forte, disinformazione a tutto spiano, attentati false flag, diciamo così, cioè finti, e quindi bisognerà avere gli occhi ben aperti, perché la reazione sarà forte. Quindi da qui a ottobre è il periodo più critico. Sì, secondo me sì. Poi invece dal 23 ottobre 2012 al 18 ottobre 2013, l'ottavo giorno partirà, e per la prima volta nella storia umana l'energia femminile, che è la collaborazione, supererà l'energia maschile, che è la gerarchia. Quindi da qui può nascere un nuovo mondo. Quindi il mitico dicembre 2012 tu lo vedi già in un lunghezza d'onda o ciclo che potremmo definire positivo? Sì, dipende un po' anche da noi, perché gli ultimi 2 cicli dipendono molto dall'uomo, sono meno meccanici rispetto a quelli precedenti. Per non parlare dell'ultimo ciclo, il nono, che è il ciclo della libertà, che è difficilmente prevedibile. Quindi se da una parte possiamo essere certi che nel 2013 l'energia femminile si farà sentire sul pianeta, e questo andrà avanti anche nel 2014-2015, possiamo dare questa datazione di un cambiamento del 2013, energia. Dal punto di vista del livello, che ha una frequenza velocissima, ogni 18 giorni cambia, questa è una buona incognita, positiva, perché potremmo magari tra 3 mesi avere delle informazioni che adesso neppure ci immaginiamo. E la verità rende liberi, quindi ci potrebbe Perché questo è l'ultimo ciclo, quindi corrisponde alla verità, alla circolazione di informazione nuova. Sì, che ci rendono liberi, quindi qualcosa che ci porta a... Io ripeto, perché ripeto le tue parole, perché a tratti ti perdiamo un attimino, un po' salta la voce. Quindi praticamente questo ciclo velocissimo di 18 giorni, che è già in atto, potrà portarci rivelazioni sorprendenti in ogni momento, praticamente, in continuazione. Sì, noi non possiamo neppure fare previsioni su questo nuovo ciclo, perché dipende totalmente dall'attiva partecipazione libera delle persone. Cioè, noi possiamo fare previsioni su un uomo molto addormentato, diciamo così, schiavo, meccanico, ma su un uomo libero che si sta formando è più difficile fare previsioni. Possiamo solo prevedere i grandi temi di vita, che sono 5 essenzialmente. Se vuoi posso velocissimamente dirli. Sì, però aspetta, facciamo una cosa. Marco, ti richiamo perché ti sto perdendo come voce. Facciamo un attimo la chiamata. Ok. Allora Marco, abbiamo rifatto la chiamata, mi stavi parlando di 5 aspetti più importanti di? Della coscienza d'unità, che stanno per, secondo me stanno per emergere. Sì. Allora, il primo tema è l'unità tra uomo e uomo, cioè l'unità interiore, ovvero la conoscenza della propria parte ombra, per cui non ci sono nemici esterni, il nuovo ordine mondiale non è un nemico esterno, ma è una proiezione delle nostre parti ombra. Questo è il primo tema che emergerà. Il secondo è l'unità tra noi uomini e gli altri abitanti della nostra terra. Noi non possiamo pensare di essere nella coscienza d'unità se ogni giorno uccidiamo milioni di animali soltanto per l'alimentazione. Un altro tema è l'unità tra noi uomini della terra e gli uomini di altri pianeti. Un altro tema secondo me che emergerà a breve. E poi un altro tema importante è quello dell'energia. L'energia da cui dipendiamo, l'energia del petrolio, è sempre un'energia di dualità. Un'energia libera è un tema legato all'unità. E per ultimo la nuova forma economica, cioè passare da una forma di economia basata sul profitto a una forma di economia basata sul valore.
unisce le persone e posso ridividerle. Questi e sono, questi secondo me... cinque aspetti sono i temi dominanti di questo ciclo velocissimo di 18 giorni, sì, che sta accadendo proprio adesso sotto i nostri occhi. Sì. Ok, mi parlavi di due, come si può dire, aspetti planetari importantissimi nei prossimissimi giorni? Sì, un allineamento galattico che è avvenuto l'ultima volta circa 26.000 anni fa, che avverrà il 20 e il 21 maggio 2012, quindi tra pochissimo, tra la Terra, la Luna, il Sole e le Pleiadi, che per i Maya significa l'allineamento tra la parte materiale e la parte spirituale dell'uomo. Infatti se voi guardate anche su internet ci sono anche delle meditazioni collettive per questa giornata, per queste due giornate. Quindi 20 e poi, 21 maggio prossimi. Sì, 20 e 21 maggio. E poi a seguire, dopo 16 giorni, la data più importante per i Maya in assoluto, il 5-6 giugno 2012, il secondo transito di Venere, che per i Maya rappresentava la discesa sulla Terra dell'energia cristica, il ritorno di Kukulkan, che è il nuovo Cristo. Energia cristica, come altro potremmo spiegare? Cristica è il cristallo, quindi la trasparenza, diciamo la verità, l'autenticità in questo senso. E ecco, questi due eventi a breve saranno un cambiamento più importante sulla Terra. Wow, interessantissimo questo, Marco. Per approfondire, per stare in contatto col tuo lavoro, cioè, che sito o blog possono andare a guardare i nostri ascoltatori? Allora, il sito www.coscienzacreativa.com è il sito in italiano che parla di tutte queste cose, con anche tutti i riferimenti ai link esterni sul calendario Maya, e poi c'è anche una pagina Facebook collegata al sito con tutte le novità che vengono aggiornate quasi giornalmente. E poi se qualcuno ha bisogno, necessita anche di una conoscenza più approfondita, sul sito ci sono anche riferimenti alle mail. Ottimo. E c'è anche il link al tuo blog, credo, no? Sì, okay. È la page della pagina del Maya, Coscienza Creativa. Sì. Coscienzacreativa.com. Marco Fardin, ti ringrazio da parte mia, a nome di tutti gli ascoltatori, Tempo di Cambiare, ci hai dato tante informazioni belle e interessanti. Buon proseguimento del tuo lavoro di ricerca e auguroni per tutto. Grazie infinite, ricambio gli auguri e buon tutto. Di nuovo grazie a te, ciao ciao.